Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ufficializzato il no del Campidoglio alla candidatura per le Olimpiadi del 2024. Sarebbe da irresponsabili dire sì, ha affermato la Raggi. I giochi sarebbero un affare solo per i costruttori. È solo demagogia e populismo, la dura replica del presidente del CONI, Malagò. Alla Camera passa la mozione sull'Italicum che chiede ai gruppi parlamentari di mostrare le proprie proposte di modifica per valutare possibili convergenze. Ma il Partito Democratico si spacca. Una quarantina di esponenti della minoranza non votano la mozione che viene definita aria fritta. Seconda notte di scontri tra manifestanti e polizia a Charlotte, nel North Carolina, dopo l'uccisione di un afroamericano. Alcuni dimostranti hanno attaccato la caserma della polizia. Negli incidenti una persona è rimasta ferita in modo grave. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. La Juventus batte il Cagliari 4-0, torna in testa alla classifica dopo la quinta giornata di Serie A. Scavalcato il Napoli, che pareggia 0-0 a Marassi col Genoa ed è secondo a un punto dalla vetta. Al terzo posto, a due punti dalla Juve, l'Inter che passa a Empoli per 2-0 con due gol di Icardi. La Roma che batte il Crotone 4-0 e la sorpresa a Chievo che batte il Sassuolo per 2-1. Sette e 32, proprio in questo momento, buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7, telegiornale che apriamo con le notizie che riguardano il no di Virginia Raggi, del sindaco di Roma, alle Olimpiadi. Oggi ci dovrebbe comunque essere l'incontro fra il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente del Consiglio Renzi per decidere il da farsi, ma è molto molto improbabile che il governo voglia comunque insistere in una candidatura che per l'appunto Raggi ha bocciato. È da irresponsabile dire sì a questa candidatura. Ora è ufficiale. L'amministrazione 5 Stelle che guida il Comune di Roma decide per il no alle Olimpiadi del 2024. Dunque, dopo settimane di attesa, il sindaco Virginia Raggi scioglie ogni riserva e sfila la capitale dalla corsa per i giochi. Con questa motivazione, il movimento non vuole le Olimpiadi del mattone e non abbiamo mai cambiato idea, chiarisce il primo cittadino, che ripete quanto già detto a fine agosto sul palco della Festa del Fatto. Stiamo ancora pagando i debiti delle Olimpiadi di Roma del 1960. Non possiamo chiedere ai cittadini di Roma e agli italiani di indebitarsi per i prossimi 20-30 anni. Le Olimpiadi sono un affare solo per i costruttori. Tutti i dati a disposizione dimostrano che chi ha organizzato ha sempre sforato i preventivi. E per blindare la decisione, che ovviamente agita un mare di polemiche, il sindaco precisa. La giunta è compatta e comunque annuncia ci sarà un passaggio in consiglio comunale dove verrà votata una mozione. Gli argomenti con cui i grillini dicono definitivamente no ai giochi sono quelli già ribaditi più volte. Le priorità sono altre, bisogna riqualificare gli impianti già esistenti. Ma la giornata di ieri in Campidoglio è caratterizzata dal mancato incontro tra Raggi e Malagò, il presidente del CONI. Virginia Raggi ritarda per più di mezz'ora e Malagò abbandona il CONI. E a seguire tiene una conferenza stampa con cui attacca a testa bassa il primo cittadino pentastellato. È tutto pretestuoso, era tutto già scritto, ne fanno una questione di principio, è solo demagogia e populismo. Il presidente del CONI, che comunque dice di non credere al ritardo casuale che ha fatto saltare l'appuntamento, aggiunge: adesso il sindaco e il vice sindaco dovranno motivare la loro decisione con un atto formale in giunta e in consiglio comunale che dà discontinuità ad un atto della precedente amministrazione di cui si prendono la responsabilità. Tutti i partiti intanto attaccano la decisione del Campidoglio, da Grillo pieno sostegno alla Raggi, brava avanti così, mentre il ministro Delrio a 8,5 precisa, con questa decisione sicuramente la città di Roma perde un'occasione per importanti investimenti pubblici. Intanto in Parlamento invece si votavano le mozioni sull'Italicum, erano state annunciate queste tre mozioni, è passata anche la mozione del Partito Democratico, ma in realtà con una maggioranza abbastanza risicata. Perché? Perché la minoranza del Partito Democratico in realtà non l'ha votata in massa, dicendo è solo aria fritta. La disponibilità a cambiare l'Italicum è seria, vera e seria, dice il ministro dei trasporti Delrio, ospite di 8,5. Si chiude così una giornata segnata dal voto della Camera che certifica invece la divisione interna al Partito Democratico sulla riforma del sistema elettorale.
La mozione della maggioranza PD che impegna il Parlamento a tornare sull'Italicum passa con 293 voti favorevoli, 157 contrari. Bocciate le proposte di modifica delle opposizioni, comprese quelle della minoranza Dem. Se data la disponibilità a cambiare l'Italicum certificata in aula, in Parlamento aggiunge ancora Del Rio, un tentativo di recuperare i rapporti che sembra però destinato a cadere nel vuoto. Già Bersani aveva definito la mozione aria fritta. L'ex segretario, citando una battuta di Craxi su Andreotti, aveva accusato il Premier di voler fare troppo il furbo. Le volpi finiscono in pellicceria all'affondo di Bersani. Pronti al confronto serio con un unico veto, la legge non deve portare a grandi coalizioni fisse ai limiti il capogruppo democratico a Montecitorio Rosato, protagonista anche di uno scambio polemico interno sulle presenze al voto. Per Rosato, dei 42 parlamentari democratici che non hanno preso parte, 18 erano assenti, 24 in dissenso, compresi Bersani, Speranza e Cuperlo. Numeri sbagliati e faziosi la replica del bersaniano stumpo che conta 32 voti contrari, mentre 7 deputati vicini a Cuperlo hanno votato a favore. Sulle barricate anche le opposizioni, per Sinistra Italiana il governo prende in giro il Parlamento, indisponibili i 5 Stelle ancorati alla loro proposta che prevede il ritorno al proporzionale, per Brunetta, Forza Italia, il governo soffre di schizofrenia. Oggi è il 22 settembre, non è solo il primo giorno di autunno, ma sarebbe dovuto essere anche il giorno, sarà il giorno del Fertility Day, ovvero il giorno in cui il Ministero della Salute si impegnava a informare gli italiani sui rischi di una eventuale infertilità. Il problema è che dopo una prima campagna informativa decisamente sbagliata, anche quella che avrebbe dovuto sostituirla è scivolata, insomma, su una serie di immagini e slogan decisamente imbarazzanti. Salta la responsabile delle comunicazioni al Ministero, che però dice farà ricorso, e quindi vedremo. Un nuovo scivolone, una foto imbarazzante associata, nemmeno a dirlo ancora, al Fertility Day, proprio alla vigilia della giornata di sensibilizzazione, dopo gli 8 contestati opuscoli dedicati alla campagna pubblicitaria per la fertilità. Sono le immagini della copertina scelta dal Ministero della Salute per un opuscolo sui corretti stili di vita a finire nella bufera. Giovani e biondi rappresenterebbero le buone abitudini da promuovere sotto di loro in una foto fintamente invecchiata con la scritta "le cattive compagnie da abbandonare", volti di alcuni ragazzi, tra di loro almeno uno di colore, che fumano, si drogano, bevono. Un'opposizione definita da molti utenti del web e non solo razzista. Immediata la replica del Ministero, che in un comunicato aveva allontanato ogni accusa rispondendo di aver solo voluto rappresentare la società multietnica nella quale viviamo. In serata però la sterzata e la decisione del ministro Lorenzin di ritirare immediatamente l'opuscolo incriminato, avviando un'indagine interna per capire cosa sia accaduto e revocando anche l'incarico al direttore generale per la comunicazione del Ministero. Decisioni nette per una nuova polemica che segue quella partita una ventina di giorni fa in seguito a una campagna per la fertilità centrata su una serie di fotografie che avevano fatto il giro del web e che in teoria avrebbero dovuto promuovere la voglia di mettere su famiglia. In quel caso era stato revocato l'incarico all'agenzia esterna che aveva pensato la campagna. Stavolta invece l'idea a costo zero è stata della comunicazione interna del Ministero, che ha scelto foto non certo nuovissime. Entrambi gli scatti erano stati già pubblicati, il primo da una società di implantologia dentale britannica, l'altro da una comunità di recupero per tossicodipendenti legata a Scientology. Parliamo adesso di soldi, o meno delle previsioni, quelle fatte dall'OCSE sulla crescita, in realtà la crescita mondiale, ma ovviamente anche quella del nostro paese è rallenta e noi siamo ancora più in affanno. Quest'anno e nel 2017 la crescita del prodotto interno lordo resterà inchiodata sugli 8 decimali, lasciando l'Italia in coda tra le 5 maggiori economie occidentali. È la radiografia dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che con le previsioni di settembre analizza la tendenza generale dei mesi a venire. L'intero PIL mondiale frenerà, eppure l'Eurozona è rivista al ribasso. Gli Stati Uniti cresceranno nel 2016 dell'1,4%, meno dell'atteso 1,8. Il Regno Unito, senza ancora l'effetto Brexit calcolato, crescerà invece di un decimale in più rispetto alle previsioni di giugno. Anche la Germania, unica fuori dal coro, farà meglio di 2 decimali, ma con la Francia si torna ad una crescita più lenta, 1,3% invece dell'1,4. E poi noi, col PIL a più 0,8% invece che al più 1. La vera cattiva notizia per l'OCSE, però, è che nel 2017 le cose andranno male per tutti e soprattutto per noi.
noi. Invece di crescere dell'1,4%, resteremo appunto fermi allo 0,8, 6 decimali in meno. Peggio ancora la Gran Bretagna, che l'anno prossimo gli effetti dell'uscita dall'euro li sentirà tutti, con un dimezzamento delle previsioni. Invece del 2%, il prodotto interno oltremanica crescerà dell'1. Per l'Italia, secondo l'OCSE, la riforma del diritto del lavoro, il Jobs Act, ha avuto i suoi effetti. L'idea era che questo slancio continuasse nel 2016, ma le speranze sono andate deluse. Il motivo starebbe nell'incertezza politica sull'esito del referendum costituzionale. Come ogni tornata elettorale lo seguiremo da molto vicino, ha annunciato la capo economista dell'organizzazione, Christine Mann, velatamente minacciosa. Oggi non siamo in grado di pronunciarci sugli effetti del voto, ma con le prossime stime saremo in grado di essere più precisi. E però ci sono alcuni settori della nostra economia che vanno decisamente bene. Quello della moda è uno di questi, fa addirittura il doppio del PIL nazionale. E così ieri il Presidente del Consiglio Renzi era a Milano proprio per inaugurare la settimana della moda, ma per lanciare anche una nuova, diciamo così, iniziativa economica di aiuto economico, un piano, così lo ha chiamato, di Industria 4.0, che prevede investimenti intorno ai 23 miliardi per i prossimi 4 anni, sperando ovviamente che funzioni. Hanno scelto il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per sollevare il velo sul piano Industria 4.0, destinato, nelle intenzioni del Governo, a portare l'industria italiana finalmente nel futuro, mobilitando investimenti privati per 10 miliardi nel 2017 e per 24 miliardi complessivi entro il 2020. Un piano, quello dell'esecutivo, che metterà in campo 13 miliardi di risorse pubbliche per attivare investimenti innovativi attraverso incentivi fiscali che saranno orizzontali e non più a bando. Ovviamente, hanno precisato Renzi e Calenda, non tutte queste risorse saranno mobilitate già a partire dalla prossima legge di bilancio, ma saranno spalmate da qui al 2020. Tra le principali misure che invece saranno presenti fin da subito, la proroga del superammortamento al 140% per le imprese che investono in beni strumentali, superammortamento che diventerà iperammortamento al 250% per gli investimenti sulla digitalizzazione. Inoltre, il credito di imposta per le spese in ricerca e innovazione passerà dal 25 al 50%, con il massimale per ogni beneficiario che verrà elevato da 5 a 20 milioni di euro. Infine, la nuova legge di bilancio porterà una detrazione fiscale del 30% per gli investimenti fino ad 1 milione nelle piccole e medie imprese innovative. A sorvegliare sulla buona riuscita del piano poi verrà creata una cabina di regia presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla quale parteciperanno governo, imprese, sindacati, cassa, depositi e prestiti e le università destinate ad evolversi in centri di eccellenza nazionali. Immigrazione adesso, con un naufragio avvenuto davanti alla foce del Nilo in Egitto, ingente il numero delle vittime e poi appunto la particolarità del luogo da cui sono partite, perché raramente da questo paese vediamo arrivare barconi così grandi. A trovare i primi corpi sono stati dei pescatori egiziani vicino al delta del Nilo. Li hanno visti galleggiare in acqua ed hanno dato l'allarme. Quando li hanno tirati su a bordo si sono accorti che erano morti. Ne hanno recuperati 12 senza vita insieme ai primi sopravvissuti. Siamo arrivati troppo tardi, hanno raccontato alla guardia costiera, che è intervenuta salvando in tutto 163 persone. Di queste almeno 100 sono state ricoverate in ospedale. Alla fine della giornata i morti erano 42, ma ci sono ancora centinaia di dispersi. A poche miglia dalla costa egiziana, vicino Rosetta, è naufragato senza che nessuno se ne accorgesse un barcone con oltre 600 persone a bordo, uno dei tentativi più imponenti di migrazione da questo paese, dove in genere salpano solo imbarcazioni medie e piccole. A bordo c'erano tanti egiziani, oltre a sudanesi, somali ed eritrei, tra loro molte donne e bambini. Erano diretti in Italia, dove dall'inizio dell'anno sono sbarcati 130.000 migranti. Un nuovo terribile naufragio che va a gravare il bilancio delle persone che perdono la vita durante la traversata nel Mediterraneo. Prima di questo evento erano in tutto 3.211, secondo i report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Probabilmente vi ricordate, ieri mattina vi davamo notizia dei primi scontri in atto a Charlotte, nel North Carolina, scontri razziali. È stata un'altra notte molto molto pesante, è stato dichiarato lo stato di emergenza ed era forse abbastanza inevitabile dopo che in una sola settimana 3 uomini di colore sono stati uccisi da uomini delle forze dell'ordine. In un primo momento, dopo alcune indiscrezioni dei media locali, la polizia e le autorità cittadine avevano confermato la morte di un altro cittadino afroamericano a Charlotte, nel North Carolina. Poi la rettifica, l'uomo, 43 anni, sposato, padre di 7 figli, versa in gravi condizioni in ospedale, si legge in un tweet del municipio, è tenuto in vita artificialmente. La rabbia degli afroamericani a Charlotte non si placa, è stata la seconda notte di scontri, di proteste violente contro la polizia, accusata dai manifestanti di aver ucciso ingiustamente un altro afroamericano, il secondo in pochi giorni. Auto della polizia distrutte, sala 17 il bilancio degli agenti feriti, sono le immagini della città di Charlotte sotto assedio, le strade bloccate, i negozi saccheggiati. Il governatore Pat McCrory ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare la rivolta. Oltre agli agenti di polizia ci sono anche gli uomini della Guardia Nazionale. Sull'accaduto le indagini sono ancora in corso. Le autorità americane ed il sindaco fin da subito hanno spiegato che a sparare sarebbe stato un civile non ancora identificato e non un poliziotto. La famiglia dell'uomo invece accusa gli agenti. Nonostante gli appelli alla calma, i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di poliziotti in tenuta antisommossa per entrare nell'hotel dove sono state prestate le prime cure all'uomo ferito. 2 impiegati dell'albergo sarebbero stati aggrediti. Gli agenti hanno usato i lacrimogeni per tentare di disperdere la folla. Alcuni manifestanti hanno risposto con lancio di pietre e di bottiglie, almeno una decina gli arresti. È il momento di occuparci del campionato, si è giocata la 5ª giornata. Pronto riscatto per la Juventus, che si riprende la testa della classifica. Contro il Cagliari apre le marcature Rugani riprendendo un tiro di Higuain. Il Pipita si riscatta poco dopo insaccando sulla respinta del portiere Storari. Il primo tempo si chiude sul bolide dal limite di Dani Alves e nella ripresa l'autorete di Ceppinelli fissa il risultato sul 4-0, con cui i bianconeri scavalcano nuovamente il Napoli, bloccato a Marassi da un ottimo Genoa. Emozioni tutte nella ripresa, dall'incredibile errore di Insigne alle 2 super parate grazie alle quali Pepe Reina evita la sconfitta ai partenopei, ma con Maurizio Sarri che reclama 2 rigori non concessi dall'arbitro. A un punto dal Napoli c'è ora il terzetto composto da Roma, Inter e Chievo. Riscatto immediato dei giallorossi che all'Olimpico strapazzano il Crotone. Apre le marcature al Sharawi, raddoppia con un fendente Mohamed Salah, ma la perla della partita è l'assist da centrocampo di Capitan Totti, che schierato titolare regala a Edin Dzeko la palla del 3-0 e per il bosniaco doppietta grazie al preciso assist di Salah. Secondo successo consecutivo per l'Inter ad Empoli. Fa tutto il solito Icardi nei minuti iniziali, vantaggio grazie a un colpo di testa sotto misura, raddoppio poco dopo su preciso assist di João Mario e per l'argentino è il gol numero 6 che gli vale la testa della classifica marcatori. Ma ad affiancare Roma ed Inter c'è il sempre più sorprendente Chievo che al Mentegodi sconfigge un Sassuolo sinora imbattuto, apre le marcature Rigoni con un tiro al volo, pareggia momentaneamente De Frel per gli emiliani, ma al 41esimo Castro di testa regala altri 3 punti importantissimi alla squadra di Marano. Finisce 2-2 tra Udinese e Fiorentina. Nel botta e risposta segna prima Zapata, riequilibra le sorti Babacar con un colpo di tacco, nuovo vantaggio Udinese con Danilo e definitivo pareggio dei Viola grazie al rigore trasformato da Bernardeschi. Pesante successo esterno del Palermo di De Zerbi in casa dell'Atalanta. A pescare il jolly all'89esimo è Nesto Roschi con una bella girata. Resiste il Torino ridotto in 9 a Pescara, costretto allo 0-0. Infine, nell'anticipo delle 18:30, vittoria del Bologna sulla Sampdoria. Simone Verdi, con un gran tiro al volo, sblocca il punteggio. Gli fa eco Mattia Destro a inizio ripresa con un tocco sotto misura, per un successo col quale i felsinei raggiungono il Milan al 4º posto della classifica. 7:49, prima di chiudere vi voglio ricordare che noi stiamo ancora raccogliendo i soldi per le popolazioni terremotate, per farlo al volo si può andare su www.unaiutosubito.org e basta una carta di credito e si fa una donazione, se no, se preferite potete usare il sistema dei bonifici bancari, Banca Intesa San Paolo con la causale Un Aiuto Subito oppure Banca Prossima e anche lì è in realtà molto semplice e poi tutti questi numeri li trovate anche sul sito del telegiornale della 7.
Adesso invece diamo la linea nuovamente a Paolo Sottocorona per le previsioni della giornata, poi Gaia Tortora con Omnibus e noi invece ci vediamo, se volete, domani mattina. Buona giornata.